Alla ricerca di punti per migliorare la classifica e chiudere nel miglior modo possibile il girone di andata. Bentrovati a tutti i telespettatori di Rossini TV da Matteo Diotalevi, oggi in solitaria qui alla telecronaca. Oggi al Tecnobull Rugby Park la Fiorini Pesaro Rugby affronta il Tarvisium Rugby, squadra di Treviso, seconda squadra di Treviso visto che hanno la fortuna anche di avere in città la Benetton Treviso, squadra comunque società storica del Veneto e società in qualche maniera cara anche a Pesaro visto la storia che ha unito i due club. Pesaro giocò i primi spareggi per salire in Serie A proprio contro il Tarvisium, vinse in casa e poi perse in trasferta, per differenza punti fu promossa il Tarvisium. Vediamo che Pesaro inizia subito in attacco, è riuscita a riconquistare il pallone, Caroli che carica, Caroli che gioca in seconda linea facendo coppia oggi con Venturini, squadra in parte rivista dalla coppia di tecnici Panzieri e Sandri, visto che hanno appunto schierato sì Venturini e Caroli come seconde linee, ma sono partiti in prima linea Franco Badone e Acerra alla sua prima partita, non da titolare, ma la prima partita stagionale appunto dopo l'infortunio. Adesso Pesaro che si distende bene sulla sinistra con Franco che va a contatto, faticano a mettere a terra, lo tengono sollevato, vediamo se riesce alla fine ad andare a terra e mettere a disposizione il pallone dei compagni. Boccarossa che cerca di tirarlo fuori per i suoi, serve Venturini che va a contatto. Vediamo Pesaro che continua a giocare con i suoi tre quarti, adesso Azzolini prova a cercare la sua ala con un calcetto, ma nulla da fare, bravo giocatore del Treviso a fare buona guardia. Adesso è Pesaro a provare a contrattaccare ed è Jobert ad andare a contatto, viene rispedito decisamente al mittente. E vediamo adesso Boccarossa che continua quindi ad armare Caroli che va a contatto senza troppi problemi, non guadagna spazio e adesso è bravo Azzolini a cercare un calcetto, ma alla fin fine l'arbitro Pellegrino di Reggio Emilia richiama per un placcaggio precedente, quindi per fallo del Tarvisium, primo fallo della partita. E dicevamo che la coppia di tecnici pesarese ha deciso di partire con una squadra un po' rivista rispetto alle ultime uscite, quindi è andato spazio in terza linea a Tontini, lui stratitolare, ma anche a Capitan Villarosa e Jawari nella posizione di numero 8, poi all'apertura mediano di Mischia Boccarossa, mediano di apertura Jobert, Azzolini come estremo, poi alle ali Larrecciarte e De Angelis e come centri Paletta e Sacchetto. Vediamo adesso la prima touche della partita con Badone a rimettere il pallone, sicuro sul primo blocco di salto per Venturini, Pesaro che imposta la maul, fa qualche passo avanti e poi bravissimo il Tarvisium a bloccarla, adesso Pesaro che prova a rimpostarla, in realtà si muove più lateralmente che andando verso la linea di meta, alla fine il pallone non esce ed è quindi pallone riconquistato dal Tarvisium. Pesaro ha iniziato col piglio giusto in attacco per provare a mettere in difficoltà la squadra veneta che comunque di certo è ben rodata e al momento occupa la quarta posizione in classifica, mentre Pesaro è riuscito finalmente a staccarsi dai bassi fondi e arrivare alla settima posizione, anche se poi è altrettanto vero che le squadre che la seguono sono tutte lì a pochi punti di distanza. Non per questo Pesaro deve pensare solo a evitare gli ultimi posti in classifica, nello specifico l'ultimo che costringerà la squadra appunto ultima in classifica ai play-out,
ma può anche sognare qualcosa di più. Ha fatto vedere che ci può stare in questo girone Veneto, girone sicuramente dove più tecnico, dove non ci sono squadre cuscinetto e dove tutte se la possono giocare con tutte le altre. Pesaro dalla sua ha la sfortuna di dover fare non pochi chilometri ogni volta che deve andare in trasferta, lato contrario però ha anche la fortuna di ospitare squadre che non sono abituate a trasferte così lunghe e che così lunghe per Pesaro in realtà non sono trasferte lunghe rispetto al passato, quando andava a giocare a Catania, quando era costretto ad andare più volte a Roma. Però è altrettanto vero che invece le venete, che giocano tutte nel raggio di pochissimi chilometri fra loro, affrontare una trasferta di circa 3 ore insomma è una difficoltà in più. Adesso calcio a esplorare il campo di Joubert, palla che non esce, e bravo il giocatore del Tarvisum a tenerla in campo. Adesso è un ping pong di calci, Azzolini deve seguire il pallone, vediamo che cosa deciderà di fare, perde un po' di tempo e alla fine addirittura il pallone esce fuori con il Tarvisum che guadagna una super touche, la provano a battere veloce ma non c'erano gli estremi per batterla veloce, quindi si tornerà a ripetere una classica touche. Qui un errore di distrazione da parte di Pesaro, sappiamo bene che l'ovale non rimbalza mai, quasi mai a favore di chi lo attende troppo, bisognava raccoglierla prima quella palla, Azzolini non ci è riuscito e quindi con un calcio che poteva e doveva essere innocuo invece il Tarvisium si trova a giocare una touche giocata molto bene sul primo blocco e organizzano la maul, sembra che la maul stia andando, sembrano in meta e così è. Arriva la prima meta di giornata dopo 7 minuti dall'inizio del match. Pesaro ha sempre tenuto l'ovale in mano, alla prima occasione il Tarvisium è riuscito a segnare. Cinico come non mai, cinico come tutte le squadre che riescono a occupare i primi posti in classifica. Pesaro non si deve buttare giù, ha fatto vedere fin qui che se la può giocare a viso aperto, tant'è che questa occasione purtroppo è stata, lasciatemi dire, quasi regalata al Tarvisium con quell'errore sul loro calcio e sono stati bravi loro poi a portare a casa il bottino grosso. Adesso già il calciatore pronto a piazzare, o meglio a provare la trasformazione, palo fuori. Palo fuori quindi Tarvisium 5, Fiorini Pesaro Rugby 0. A tentare la trasformazione, se non sbaglio, è stato Giovanni Zabardo, estremo del Tarvisium, immagino fratello dell'apertura Antonio Zabardo. È una storia già vista quella dei fratelli nel mondo del rugby, sono tante le coppie di fratelli che scendono in campo spesso anche insieme, in questo momento forse i più famosi sono i fratelli Cannone, Fiorentini in forza, la Benetton Treviso, ma anche Pesaro insomma non se la cava male rispetto ai fratelli. Adesso buonissimo l'ingresso di Paletta, decisamente un placcaggio un po' alto, l'arbitro l'ha visto, ha segnalato il vantaggio, Pesaro continua a giocare, è giusto che l'arbitro continui a dare il vantaggio, vediamo se si concretizzerà o meno. Adesso è Azzolini ad andare dentro, Pesaro deve riuscire a dare continuità di gioco, continuità al suo gioco e anche velocità al suo gioco. Adesso è bravissimo Tontini ad andare avanti, spezzare il placcaggio, Pesaro continua a spingere, ha guadagnato tanti metri, adesso è Capitan Villarosa ad andare a contatto, altro vantaggio segnato dall'arbitro per Pesaro, adesso è Santino Franco ad andare a giocare all'autoscontro, le prende e le dà senza nessuna cattiveria, fa tutto parte del gioco, si è trovato il giocatore davanti, impatto duro e deciso, è un guerriero, non si è lasciato scoraggiare da questo, infatti ha continuato a pestare sulle gambe e alla fine comunque l'arbitro ha fischiato il fallo e si torna sul punto del vantaggio precedente. A questo punto vediamo Pesaro che cosa sceglierà di fare.
è un buon punto quello anche per cercare di piazzare. E infatti Gilbert e il capitano hanno chiesto all'arbitro Pellegrino di poter provare ad andare per i pali. L'occasione è ghiotta. Vediamo che l'attacco di Pesaro comunque ha messo già in difficoltà la difesa del Tarvisium, costringendola a più falli per poter far fronte alle sortite in attacco di Pesaro. È così che devono giocare i giallorossi, anche se oggi indossano questa maglia che sicuramente tende più al nero, vista la tenuta storica e classica del Tarvisium tutta rossa, o meglio pantaloncini bianchi, ma la maglia storica rossa del Tarvisium. Adesso Gilbert sull'ovale. E purtroppo non riesce a centrare i pali, i guardalini non alzano le bandierine e quindi nulla di fatto. Punteggio che rimane invariato sul 5-0 per il Tarvisium, per la Fiorini Pesaro Rugby è tutto da rifare. Si riprenderà con un calcio del Tarvisium, Pesaro dovrà essere bravo a riprendere subito il pallone in mano e a riproporsi subito in attacco. E adesso palla a Jawari che va a impattare, guadagna qualche metro e adesso è Boccarossa ad andare dentro, palla per Villarosa, è lui che pesta sulle gambe, Boccarossa che fa giocare in velocità, palla per Badone, non riesce ad andare oltre la linea del vantaggio, ancora tutti lì, adesso è Santino Franco, utilizzato come ball carrier, mette la palla a disposizione dei compagni, adesso è bravissimo Sacchetto a vedere Azzolini che però non serve, Boccarossa ce l'aveva di fianco, però gioca molto bene la Pesaro Rugby, purtroppo Jawari allarga e alla fine comunque è bravo Pesaro ad andare in meta, mi pare con Tontini, davvero bella questa azione con Sacchetto che ha servito prima all'interno Azzolini che poi non se l'è sentita di lasciare la palla a Boccarossa, sarebbe probabilmente già stata meta, ma poi ha allargato bene sulla destra e alla fine anche dopo qualche brivido, perché anche Jawari poteva scaricarlo prima all'ovale, alla fine è riuscita a passarla a Tontini che è stato bravo ad andare a schiacciare poi quanto più vicino ai pali, diciamo. Credo forse però di essermi sbagliato e a schiacciare la palla in meta è stato Gilbert. Indipendentemente da questo, complimenti ai giallorossi per la bella azione fatta vedere. Pesaro quindi che, diciamo, al quarto d'ora si riporta quantomeno in parità. Adesso stiamo a vedere il calcio di trasformazione di Gilbert, da posizione praticamente pressoché identica a quella antecedente del calcio piazzato. Questa volta la mira è giusta, Gilbert trasforma e quindi è la Fiorini Pesaro Rugby a portarsi in vantaggio per 7-5 sul Tarvisium. Primo quarto d'ora per i tifosi pesaresi davvero piacevole, anche perché a guidare il gioco principalmente è stata la squadra di casa, con la squadra trevigiana bravissima a sfruttare l'unica occasione nella metà campo pesarese per riuscire a trovare il bottino grosso della meta. Ora se non sbaglio già un cambio nelle fila del Tarvisium. Entrato Pastrello, probabilmente è uscito un giocatore per un problema muscolare, abbiamo visto che già prima era appunto accasciato in campo, c'era stato l'intervento del medico. Palla recuperata da Gilbert che calza via, calza lungo, vediamo se rimane in campo, così è, no, sì. E avanti!
però l'arbitro vede un in avanti, credo, e quindi sarà, no, è palla uscita, sembra. Sì, era palla fuori e quindi si riprenderà con una touche in favore del Tarvisium. Al lancio Banon, Tarvisium che prova subito a impostare la molla. Pesaro che fatica a contrastarla, c'è infatti il vantaggio per il Tarvisium, qui forse c'era un fuorigioco di Paletta, l'arbitro non vede quel fuorigioco, forse non lo era, ma torna sul punto del vantaggio precedente. Adesso sicuramente il Tarvisium andrà in touche, in touche per guadagnare metri e provare ad avvicinarsi alla linea di meta del Pesaro. Intanto una bellissima giornata di sole a Pesaro, ma clima rigidissimo, veramente freddo. Ovviamente i giocatori in campo si scaldano, si tengono quanto più in movimento possibile, questo vale soprattutto per il triangolo allargato, quindi ali e estremi, che spesso entrano un po' meno nel gioco, soprattutto le ali. Adesso touche del Tarvisium, tutto regolare, Pesaro non contrasta e infatti non è buona la maul impostata dal Tarvisium, che di fatto è costretto a fare muro visto che Pesaro non va a contrastare l'attacco trevigiano, e quindi la palla passa a Pesaro. Adesso vediamo i giocatori del Treviso che chiedono lumi, forse avevano sentito qualche giocatore pesarese legarsi. Da qua è difficile dirlo, l'arbitro era in posizione sicuramente migliore rispetto alla nostra. Fatto sta che l'ovale è al sicuro in questo momento nelle mani del mediano di mischia giallo-rosso Bocca Rossa. Pesaro che viene dalla importantissima vittoria in trasferta di domenica scorsa a Valpolicella, nonostante lo staff tecnico e i giocatori non fossero pienamente soddisfatti della prova messa in campo dai giallorossi, è altrettanto vero che pur giocando male i ragazzi di Panzieri hanno trovato un successo fondamentale ai fini della classifica, relegando il Valpolicella ancor più all'ultimo posto, mettendo altri punti di distanza fra sé e appunto quell'ultimo posto che, come dicevo prima, e varrà per qualcuno i play-out. Quindi Pesaro può sicuramente giocare la parte restante del campionato con maggiore tranquillità, probabilmente il Valpolicella farà non poca fatica a rialzarsi da quell'ultimo posto per poi andarsela a vedere con le altre squadre ultime classificate degli altri due gironi di Serie A, perché poi da quest'anno ci sarà la novità e quindi la Serie A attuale si dividerà fra A1 e A2, con le prime tre squadre di questo girone ad andare a recitare un ruolo in A1 e a giocarsi l'A1 e l'accesso e quindi la promozione alla Elite, mentre probabilmente, vista la classifica attuale, Pesaro potrebbe rimanere in quella che sarà la A2. Tutto da vedere se sarà sempre nel girone Veneto, costringendo le venete a questa trasferta che odiano tanto, o ritrovandosi ancora una volta nel girone del centro-sud. Questo lo si vedrà, ancora c'è questa partita e poi tutto il girone di ritorno da vivere per andare a stilare la classifica finale del campionato. Adesso Pesaro fatica un po' a uscire dalla sua metà campo, adesso bel calcio in avanti di Jobert, vediamo il Tarvisium come deciderà di rispondere, bel placcaggio sulla linea di metà campo e Pesaro che riconquista l'ovale, adesso è Pesaro che deve contrattaccare, lo fa con Jobert che va a ricercare
un buon calcio, la palla rimane dentro però, e adesso è Pesaro che deve decidere se giocare veloce o andare per una touche tranquilla, decide di mettere tranquillità in campo e di giocare una touche completa. Adesso vediamo a quanti la chiamerà Vadone. Pesaro, Gioberto aveva provato a trovare il calcio che serviva, se quella palla fosse rimbalzata e poi uscita fuori avrebbe messo non poca pressione al Tarvisium, fatto sta che il pallone non è uscito e adesso Pesaro decide di giocare sull'ultimo blocco, ma non è dritto. Arbitro e guardaline questa volta ci vedono decisamente bene, il lancio era effettivamente storto, nonostante i tifosi pesaresi chiedano un lancio dritto, ma il lancio era effettivamente storto sull'ultimo blocco. E adesso si riprende, il Tarvisium chiede di riprendere con una mischia. Vediamo Pacuola a inserire l'ovale. Pesaro tiene nella spinta ma non riesce a conquistare l'ovale, quindi è il Tarvisium ad andare a impattare con il mediano, no, con uno dei centri. Adesso è il Tarvisium che prova a distendersi sull'out di destra e alla fine il pallone però esce fuori e sarà di nuovo touche per i trevigiani. Zambò, gran partita! Zambò! Touche per il Tarvisium, Pesaro fatica lì vicino alla touche, però ha fatto buona guardia tre quarti pesarese. Adesso il Treviso comunque riesce spesso a superare il primo uomo, Pesaro deve fare più attenzione, sembra che il Tarvisium abbia ormai preso le misure ai giallorossi, quindi Pesaro deve registrare meglio adesso la sua difesa, essere un po' più efficace nei placcaggi, anche perché Treviso sta attaccando dritto per dritto senza nessuna paura. E adesso paletta al placcaggio e alla fine mi sa che c'è un fallo del Treviso e quindi si riprenderà con un calcio di punizione per Pesaro, che andrà a cercare la miglior touche possibile. Diciamo che i giocatori trevigiani entrano effettivamente a tutta velocità, quindi al meglio ogni volta che vengono serviti. In questa occasione Pesaro non si è lasciata intimidire, placcando in maniera efficace, e in questo caso purtroppo vediamo un giocatore del Treviso rimasto a terra, vediamo se riuscirà a continuare ad essere della partita, sembra proprio di sì per fortuna. Fatto sta che Pesaro può provare a mettere in difficoltà ancora questo Tarvisium, due squadre che paiono anche abbastanza costruite alla stessa maniera, quindi con mischie non pesantissime, con 15 giocatori su 15 tutti di movimento, che quindi possono mettere in difficoltà le difese altrui e soprattutto divertire il pubblico con un bel gioco alla mano. Anche in questo caso sono viste delle belle azioni ficcanti da parte del Tarvisium. E adesso si riprende con una touche per Pesaro, vediamo se questa volta il lancio sarà buono. L'arbitro però fischia prima, probabilmente perché il Tarvisium invade il corridoio della touche. Franco non si fa invitare due volte per andare a contatto, però purtroppo rimane a terra, speriamo nulla di grave per lui. Pesaro continua ad attaccare, comunque continua ad andare oltre la linea del vantaggio, adesso brava con Caroli e Venturini, ma alla fine invece
c'è un fallo di Pesaro, probabilmente una pulizia in rack troppo decisa, qualcuno che si è steso sulla palla e alla fine l'ovale è di nuovo del Tarvisio. L'arbitro ferma il cronometro, va un attimo a parlare con i giocatori, vediamo anche Franco a terra, prima è stato bravo a spezzare il placcaggio, però poi dopo invece era stato rispedito in maniera decisa all'indietro. E quindi adesso vediamo il calcio con cui il Tarvisium va a trovare un'ottima touche praticamente sulla linea dei 22 del Pesaro. E dopo un inizio arrembante da parte dei giallorossi e soprattutto dopo la prima meta giallorossa, quella che al momento ha fissato il punteggio sul 7-5 per Pesaro, è stato il Tarvisium a prendere in mano le redini del gioco e a piazzarsi abbastanza costantemente nella metà campo pesarese. Adesso Banon al lancio in touche, buona la presa in touche, Pesaro non contrasta, quindi riesce subito a mettere a terra il portatore di palla. Adesso Pesaro fa buona guardia vicino alla rack e adesso erroraccio del giocatore del Tarvisium e Pesaro prova ad allargarsi sull'out di sinistra, troppa fatica. L'arbitro allora torna sul punto dell'in avanti precedente. Se non sbaglio era stato un in avanti della seconda linea Bolzon. La palla ce l'avevamo loro. Molto strano questa mischia, molto strana, perché lì in avanti sembrava loro, invece l'introduzione è del Tarvisium. Non si capisce bene che cosa abbia chiamato l'arbitro. Fatto sta che è una mischia in favore del Tarvisium e alla fine c'è un in avanti di Pacuola. In avanti di Pacuola e quindi è Pesaro questa volta a poter introdurre l'ovale in mischia. Boccarossa con l'ovale fra le mani. Adesso tira fuori Smail Jawari che serve Sacchetto che va a contatto. Adesso dovrà essere Gioberto ad allontanare il pallone con un bel calcio. Palla che però rimane in campo purtroppo per Pesaro, che adesso deve riuscire a contrastare il Tarvisium. Ma per fortuna dei giallorossi il Tarvisium fa tutto da solo, perché l'attaccante fissa il difensore e poi scarica sulla sua sinistra, ma sulla sua sinistra non c'è nessuno e quindi sarà touche per Pesaro. Pesaro deve riuscire a venire via dalla sua metà campo, invece fa una gran fatica nella costruzione di gioco. Adesso prova a risalire un po' con la Moll. In realtà Pesaro fatica ad andare oltre, allora si riprende con un calcio dalla base di Boccarossa ed è bravissimo De Angelis questa volta a prendere al volo l'ovale e quindi Pesaro può continuare a contrattaccare lì vicino.
bocca rossa per Gioberto, adesso Pesaro prova ad allargare un po' il gioco, va dentro con Paletta, serve il sostegno dei compagni, brava Pesaro a portare subito il sostegno e bravo Caroli ad andare a contatto, però viene placcato in maniera ottima dal numero 6 Pavaro e questa volta invece c'è un fallo di Pesaro che non porta bene il placcaggio, o meglio non fa bene la pulizia, e quindi si riprende con un calcio di punizione in favore del Tarvisium. Pesaro costretta nella propria metà campo, c'è poco da dire, è da più di un quarto d'ora che Pesaro di fatto non esce dalla sua metà campo. Adesso vediamo Antonio Giobardo che va a cercare una touche, di fatto sarà dentro i 22 pesaresi. Vediamo il Tarvisium attorno a Pavaro che organizza la touche e poi probabilmente la successiva moll. Guardiamo bene come lancia, se lancia dritto. Tarvisium che ha già segnato una meta, l'unica di questa partita da drive. Lancia dritto anche lui, Adesso vediamo. Ottimo il lancio. Pesaro commette l'errore di legarsi in maniera troppo delicata, in realtà non doveva legarsi per niente se voleva fare quel gioco alla mola avversaria, e quindi Tarvisium può giocare, sono a 5 metri dalla linea di meta, Pesaro deve dare qualcosa di più per provare a fermarla, invece la mola del Tarvisium va, riesce a entrare e a schiacciare la seconda meta di giornata. Tarvisium 10, Fiorini Pesaro Rugby 7. Si ribalta di nuovo il risultato con gli uomini tutti in rosso che si riportano quindi in vantaggio. Diciamo Pesaro dovrebbe cercare di alternare forse un po' questa idea di contrastare o meno la mola avversaria costringendoli o meno al muro, e invece non sempre questa scelta viene pagata, a maggior ragione poi se la metti in conto contro una squadra che la MOL la sa utilizzare. Adesso trasformano pure e quindi Tarvisium che si porta sul 12-7 contro la Fiorini Pesaro Rugby. Una buona uscita, dai, dai! Basta ragazzi! Amen, gran giù! Pesaro che sicuramente potrà contare successivamente su una panchina decisamente di qualità oggi, è altrettanto vero che deve subito rientrare in partita senza lasciare scappare questo Tarvisium. Mazzolini a prendere l'ovale, a contrattaccare. Buono il placcaggio su Astolini che mette comunque a disposizione il pallone dei suoi compagni, adesso è Badone a provare a guadagnare metri, in realtà rimane sulla linea. Adesso palla per Franco, Franco sa pestare sui piedi, va sempre, praticamente sempre oltre la linea del vantaggio. Adesso è Pesaro che deve trovare qualcosa di più, De Angelis cincischia un po' ma alla fine riesce a mantenere il possesso del pallone. Pesaro fa una fatica micidiale ad andare oltre la linea diciamo del vantaggio, sono quasi sempre avanzanti i placcaggi del Tarvisium e Pesaro fa una gran fatica, infatti alla fine si affida un calzone altissimo di Jobert, ma la palla è di nuovo nelle mani del Tarvisium. Adesso vediamo Jobert che riconquista l'ovale, calza lungo e profondo, pallone che rimane in campo, Pesaro che si deve riorganizzare con il triangolo allargato, adesso è la Recharte in posizione di estremo, la palla che entra nell'area di meta, addirittura esce anche dal fondo e quindi si tornerà a giocare
dal punto in cui è stato calciato il pallone. Questo è un po' un regalo come quello che fece all'inizio del primo tempo Pesaro a Tarvisium, quando da cui poi è nata la rimessa laterale e la prima meta della partita. Quindi adesso si riprenderà con una mischia in favore di Pesaro all'interno della metà campo del Tarvisium. Andiamo Pesaro! Intanto, nonostante il clima rigido, una buona affluenza al Tecnobull Rugby Park. Boccarossa pronto alla nuova introduzione. Buona l'introduzione e Boccarossa a servire Sacchetto poi per Azzolini. Pesaro davvero gioca davvero bene sull'out di destra, questo schema è riuscito alla perfezione. Pesaro ha macinato ancora metri, palla persa indietro, quindi tutto buono, Pesaro può continuare a giocare, ma alla fine l'arbitro richiama le squadre, soprattutto c'è un altro fallo in occasione del sostegno e alla fine l'arbitro che punisce con ulteriori 10 metri la squadra di Pesaro per proteste. Pesaro deve adeguarsi al metro arbitrale, è già almeno il terzo fallo che chiama di questo tipo, quindi evidentemente deve migliorare nella pulizia delle rack. Non è perché il Tarvisium, capito ora? Pesaro è ancora nella metà campo della squadra trevigiana, touche per il Tarvisium, Banona al lancio, buona la conquista del pallone, Pesaro non contrasta portatore di palla, quindi adesso calcio dalla base, Pesaro deve riconquistare il pallone e ricalciarlo via, probabilmente così fa con Azzolini. Calcio che non riesce per benissimo, infatti Tarvisium rimane nella metà campo pesarese. Due squadre che faticano a conquistare comunque metri rispettivamente l'una contro l'altra. Tarvisium che ha trovato due mete di molla e Pesaro che è riuscita solo una volta ad andare in meta a dare fastidio, e adesso esce bene dalla touche il Tarvisium. Fatto sta che commette un altro in avanti, non se ne sono avveduti i giocatori trevisani e quindi si riprende con una mischia in favore di Pesaro. Qui c'è fatica, deve essere proprio in direzione loro, come fai a capire? Era là, quando sei davanti, sbaglia. Introduzione di Boccarossa. Pesaro deve inventarsi qualcosa di più per riuscire a mettere in difficoltà questo Tarvisium. Pesaro continua a mantenere l'ovale, l'arbitro adesso dà vantaggio a Pesaro, ha fatto bene
Pesaro a spingere finché ha potuto, adesso si scaldano un po' gli animi fra il pilone Santino e il pilone del Tarvisium, penso il numero 3 Fagotto, o forse era addirittura con il numero 2, il tallonatore Bonon, e quindi si riprende con un calcio di punizione per Pesaro, ossigeno puro per i giallorossi, una buona touche questa volta indovinata da Jobert, poteva probabilmente trovare anche qualche metro in più, diciamo sulla linea dei 22, non c'è riuscito, però adesso Pesaro dovrà fare di tutto per portare a terra il pallone e provare a mettere in difficoltà la difesa del Tarvisio. Lancio sul primo blocco, ma bravissimi i trevisani a rubare l'ovale, quindi per Pesaro tutto da rifare, si deve organizzare la sua difesa, vediamo se sarà un calcio dalla base, così è per Pacquola. E palla, bravo Pacu! Termina direttamente fuori, sarà touche per Pesaro, fatto sta che il Tarvisium rientra nella metà campo giallorossa. Vediamo Badone al lancio, non sempre preciso in questo primo tempo, probabilmente andranno a sondare una degli ultimi blocchi, così è, la palla comunque viene conquistata, adesso up and under pericolosissimo di Jobert, perché rimane praticamente sul punto, Pesaro deve riorganizzare la sua difesa, la palla è in mano al Tarvisium che prova ad attaccare con Marcus, pesante numero 8 trevigiano, Pesaro fa buona guardia vicino alla rack, però adesso è il Tarvisium che prova a distendersi sull'out di sinistra, alla fine il pallone è di Pesaro e questa volta è l'arbitro a punire i giocatori del Tarvisium e probabilmente in questo caso tirerà fuori un cartellino, perché ha richiamato di preciso un giocatore, il numero 10, che è stato graziato dall'arbitro perché aveva messo subito la mano in tasca, poi evidentemente ha deciso di non punirlo con un cartellino giallo. Fatto sta che è un arbitro che in campo giustamente non vuol sentire fiatare una mosca, è stato duro prima con Pesaro, ora con Tarvisium, vuole mantenere il controllo della partita e a mio avviso fa decisamente bene, visto che sarà, o meglio da quanto sembra da questo primo tempo, sarà una partita tirata, visto che ancora il punteggio è solo sul 12-5 per il Tarvisium e quindi la partita è tutta da giocare da entrambe le squadre. Badone al lancio, un po' di indecisione, cerca un blocco, ultimo blocco, alla fine riesce comunque a conquistare l'ovale, ma alla fine c'è un in avanti, così decide l'arbitro e soprattutto qui termina il primo tempo. Linea alla pubblicità. Tutto pronto per il secondo tempo fra la Fiorini Pesaro Rugby e il Tarvisium. Ricordiamo punteggio sul 12-7 per il Tarvisium, figlio di due mete per il Tarvisium ed una per Pesaro. Treviso che ha trasformato solo la seconda meta. E adesso vediamo che cosa succederà in questo secondo tempo. Vediamo girandola di cambi per Pesaro. Sono entrati Mariani, è entrato Antonelli, probabilmente sono usciti Capitan Villarosa e Jawari. Quindi è aumentato un po' il
peso in mischia, peso adesso è bravo Jawari a recuperare l'ovale. Buono il calcetto di Zabardo, adesso Tontini impiega davvero troppo tempo a recuperare questo ovale. Adesso continua la carica di Franco, non ne ha mai abbastanza, davvero ottimo ball carrier, non fosse che Marcus lo pianta lì sul punto e quindi non riesce a guadagnare metri. Adesso calcio dalla base di Boccarossa, gran bel calcio per lui. Fatto sta palla di recuperata da Zabardo e adesso deve essere Paletta a recuperare il pallone in aria, davvero bravo in questo caso Richard Paletta, che poi pesta sui piedi e guadagna ancora metri. Pesaro che fatica un po' a pulire il pallone, adesso palla per Mariani, è chiamato lui all'autoscontro però non fa metri e adesso Pesaro deve riorganizzare il suo gioco d'attacco. Diciamo che questa scelta di andare dritto per dritto non sta pagando più di tanto, vista l'efficacia nei placcaggi del Tarvisium. Fatto sta che c'è un in avanti in questo caso da parte di Tontini, aveva provato a far scorrere la palla per De Angelis sull'auto di destra, alla fine ne è venuta fuori una smanazzata e quindi introduzione in mischia per Pacuola, quindi per il Tarvisium. Temporeggia un po', palla nelle mani del numero 8 Marcus, che poi dà il là al gioco del Tarvisium che si distende con i suoi tre quarti in maniera ottimale. Pesaro fatica un po' a metterli a terra, adesso Pesaro deve riuscire a recuperare sull'out di sinistra, fa tanta strada il giocatore del Tarvisium e arriva la meta probabilmente con l'ala danna sull'out di destra. Bravi! Difficile dire da qua chi abbia segnato, fatto sta che il Tarvisium ha fatto vedere di saper giocare anche alla mano, davvero efficace questa azione dopo la mischia nella metà campo pesarese. Sono riusciti a trovare la terza segnatura di giornata. Pesaro deve fare qualcosa di più, deve riuscire a provare a mettere maggiormente in difficoltà questo Tarvisium, soprattutto con il suo gioco alla mano. Si è visto che nell'uno contro uno fatica ad andare oltre la linea del vantaggio, deve chiedere qualcosa di più ai suoi tre quarti. Non arriva la trasformazione, quindi punteggio che si fissa sul 17-7 per Tarvisium contro la Fiorini Pesaro Rugby. Andiamo Pesaro, forza! Andiamo! È entrato anche Ruffini per Venturini, quindi non sarà di certo il peso adesso a mancare alla squadra pesarese, quanto la convinzione nei propri mezzi che devono quanto prima ritrovare per provare a mettere in difficoltà i trevigiani. Calcio dalla base che termina direttamente fuori e quindi la touche sarà da dove ha calciato Pacuola. Questo calcio non gli è uscito bene e Pesaro guadagna metri importanti, deve subito rialzare la testa per provare a mettere pressione a questo Tarvisium. Badone al lancio, alla fine riesce a conquistarla Pesaro, Antonelli che serve all'interno Caroli, non va a buon fine l'azione, bravo Badone a contatto. Pesaro deve dare continuità e deve dare velocità al suo gioco. Sacchetto per Paletta, purtroppo non riescono a guadagnare metri i giallorossi, merito sicuramente del Tarvisium, in parte forse demerito anche dei pesaresi
e di un gioco non proprio brillante fuori con i tre quarti. Adesso è Pesaro che continua a macinare il gioco, bravissimo Ruffini ad andare oltre la linea del vantaggio, purtroppo non arriva in meta e soprattutto alla fine arriva un fallo pesarese, probabilmente pallone tenuto e non messo a disposizione dei compagni da parte di Ruffini, però la buona notizia è che si è visto il Ruffini degli ultimi anni, deciso, che riesce ad andare ben oltre la linea del vantaggio, e questo è il Ruffini che vogliamo vedere. Per il resto bisogna migliorare qualcosa per poi dare continuità all'azione di gioco. Touche in favore del Tarvisium. E questa volta a lanciarla touche storta è il Tarvisium, l'arbitro lo vede benissimo. E Pesaro chiede di ripartire con una mischia. Pesaro che ha cambiato sia in seconda che in terza linea, mentre ancora, se ho ben visto, nessuna variazione in prima linea, anche se ci sono i sostituti che si stanno scaldando in panchina. Adesso è Pesaro a uscire con palla in mano di Mariani, ma questa volta c'è il passaggio in avanti di Boccarossa. Avevamo avuto anche noi questa sensazione dalla nostra postazione, e alla fine però c'è un giocatore del Tarvisium rimasto a terra. Non abbiamo seguito l'azione, quindi non abbiamo visto come abbia potuto farsi male. Questi sono gli errori che Pesaro però deve limare per poter competere con una squadra come il Tarvisium. Non puoi fare un in avanti così semplice e banale. In realtà lo stesso Mariani forse poteva aspettare un attimo prima di scaricare la palla dopo essere uscito con palla in mano dalla mischia. E poi purtroppo, ecco, Boccarossa ha servito qualche millimetro in avanti questo pallone, l'arbitro l'ha notato e quindi è tutto da rifare. Palla in mano a Pacuola, numero 9 del Tarvisium. Mischie che più o meno si equivalgono, quindi palla che esce bene per il Tarvisium. A momenti Pesaro con Badone riesce a indovinare l'intercetto, invece è un fallo in favore del Tarvisium. Giustamente l'arbitro non estrae, non punisce con un cartellino giallo questo in avanti, perché sembrava effettivamente possibile l'intercetto. Così non è stato, e anzi il Tarvisium trova su calcio di punizione una touche quasi sui 22, e quindi Pesaro deve fare di tutto in questo momento per organizzare al meglio la sua difesa e provare a mettere in difficoltà il Tarvisium. Pesaro non contrasta e adesso però entra troppo facilmente il Tarvisium nel cuore della difesa pesarese. Pesaro fatica e non poco a mettere a terra i diretti avversari, però sono bravi ad andare a caccia del pallone non messo a disposizione dei propri compagni dal Tarvisium, e quindi
ottimo grillo talpa da parte dei pesaresi, che così tornano in possesso dell'ovale. Adesso serve un calzone di Gilbert per trovare la miglior touche possibile. In realtà non è proprio il miglior calcio che si potesse sperare. Fatto sta che Pesaro si allontana dalla propria area di meta pur rimanendo all'interno della loro metà campo. E adesso Pesaro effettua cambi in prima linea, vediamo se la cambia tutta. Sicuramente entrano, sì, entrano tutti e tre i primi uomini di prima linea, quindi entrano Doncor, Leva e Fusco, escono Franco, Acerra e Badone. È uscito anche, se non sbaglio, Boccarossa per Dabalà, quindi cambio di mediani di mischia in campo per Pesaro. Per Pesaro, intanto per Tarvisium invece è uscito Marcus ed è entrato Ongaro. Pesaro, ottima touche. Pesaro prova a distendersi con i suoi, provano ad alzare il ritmo. Buono il calcetto di Paletta che esce, però il numero 15 Giabardo prova a conquistare metri direttamente dalla touche, provando a battere una veloce più avanti. L'arbitro non è d'accordo, giustamente la palla era uscita esattamente in quel punto e quindi Bonan è al lancio. Sembrava storta, l'arbitro non è di questo avviso, quindi si continua a giocare. Pesaro mette subito a terra gli avversari, soprattutto riconquistano il pallone, però poi lo perdono in avanti e quindi si torna a giocare sul punto precedente, visto che c'era stato l'in avanti del Tarvisium, a detta dell'arbitro, e sarà una mischia in favore di Pesaro. Pesaro deve provare ad alzare il ritmo, non che il Tarvisium lo tenga basso, però in attacco deve alzare il ritmo per provare a mettere in difficoltà i trevigiani. Pesaro che prova ad averla meglio in mischia, all'abbrivio sta avanzando, c'è il vantaggio per Pesaro, alla fine Dabalà tira fuori il pallone, probabilmente poteva tirarlo fuori dall'altra parte visto che ha girato la mischia, però aveva il mediano su quel lato, alla fine c'è un in avanti di Pesaro, si torna sul punto precedente del vantaggio. Ora da posizione centrale, seppur da una buona distanza, Pesaro sceglie di andare per i pali e prova a centrare, a mettere fra i pali questo calcio piazzato che gli permetterebbe di accorciare le distanze e portarsi quindi a distanza di break, diciamo. Tutto nelle mani dei piedi dell'italo sudafricano Lael Gilbert, ormai pesarese d'adozione visto che è qua da tantissimi anni, che ha avuto anche un figlioletto a Pesaro. E il silenzio del Technobull Rugby Park porta bene, e soprattutto portano bene i piedi di Lael Gilbert, che centra i pali e che quindi porta Pesaro sul 10
a 17 a soli 7 punti di distanza, quindi una meta trasformata 7 punti di distanza dal Tarvisio. Adesso due cambi nelle fila della squadra trevigiana, esce il numero 2 Bonan, ed è entrato Toso. Entra Zambon, esce Zambon ed entra Dall'Oglio, come i suggeritori del club trevigiano qua vi segnano, suggeriscono. Si riprende quindi con il calcio del Tarvisium, Antonelli a recuperare il pallone, a pestare sui piedi per guadagnare qualche metro, bravo Caroli a farsi trovare pronto. Adesso è Pesaro che si distende sull'out di sinistra, ma arriva uno dei calci più assurdi mai visti su un campo da rugby da parte di Sacchetto, visto che invece di andare avanti il calcio è andato verso l'indietro. Per fortuna di Pesaro c'era un vantaggio e quindi si riprenderà con un calcio di punizione in favore dei giallorossi. Intanto sembra qualche problemino. A Pavaro, numero 6 del Tarvisium, qualche dolore probabilmente muscolare, un po' di ghiaccio e passa tutto, così sembra e speriamo sia per lui. Poi i dolori li sentirà domani, ma questa è un'altra storia che chi gioca a rugby sa bene e sa farci i conti. Adesso calcio di punizione per Pesaro, Jobert chiamato a trovare una touche e trova davvero una bella touche, questa volta quasi sui 22 del Tarvisium. Quindi Fusco al lancio. Lancio sul primo blocco, una fucilata praticamente nelle mani di Venturini. Pesaro che avanza oltre la linea del vantaggio con Mariani. Adesso è Pesaro che prova a spingere. Paletta che va a contatto, non riesce a fare metri. Adesso è Doncor chiamato ad andare oltre la linea del vantaggio. Anche lui però fa fatica a superarla nonostante i chili, la mole. E alla fine purtroppo c'è un calcio di punizione per il Tarvisium, palla messa a disposizione non in maniera ottimale e quindi si riprende con un calcio di punizione per i trevigiani. Touche sulla metà campo per il Tarvisium. È scappato con giù la pianta. È uscita la... Basta! Il guardalino in questo caso regala qualche metro al Tarvisium. Era effettivamente uscita un po' prima la palla. Adesso è Toso al lancio. Buona questa touche per il Tarvisium che prova a distendersi al centro del campo. Pesaro fa buona guardia. Adesso fa un po' fatica Pesaro a mettere a terra i diretti avversari, però attacca bene questo Tarvisium. E adesso portano avanti il pallone con una rack, una molo improvvisata. Adesso si distendono bene sull'out di destra. Pesaro deve fare di tutto per evitare la quarta meta. Si riesce, e tornano però sul punto del vantaggio precedente. Bravo Alfio, bravi, bravi! Bravo Peppo, bravo Checco, bravi!
Tarvisium che poteva cercare un piazzato da lì e invece cerca di andare in, cioè va in touche per cercare il bottino grosso della meta, sarebbe la quarta meta di giornata. Ovviamente hanno tutto da guadagnarsi, sono ancora in vantaggio di 7 punti e soprattutto questa sarebbe la meta del bonus. Pesaro un po' distratta in questa touche lanciata non bene, non si erano capiti, comunque Tarvisium che riesce a mantenere il possesso. Adesso sale bene Pesaro, ottimo placcaggio di Mariani. Deve fare buona guardia vicino alle rack e alla fine arriva il pallone conquistato da Pesaro, davvero ottima questa azione difensiva da parte dei giallorossi. Adesso Pesaro deve riportarsi subito nella metà campo avversaria. Adesso calcio non profondissimo di Jobert. Lui sta dove? Non è dove forse. Buona la touche per Pesaro con Antonelli, bravo a conquistare l'ovale. Adesso Pesaro fa un po' fatica a venire via dalla pressione di Treviso, palla per Doncor, fa quello che deve fare Doncor, dritto per dritto a macinare metri, lo stesso che prova a fare Leva. C'è un vantaggio per Pesaro, Pesaro deve comunque continuare a giocare per provare ad entrare nella metà campo del Tarvisium. Continua a giocare sempre sullo stesso punto, di fatto non riesce ad avanzare Pesaro. Adesso si distende sull'out di sinistra, è ancora però sempre lì sullo stesso punto. Alla fine l'arbitro fa tornare i giocatori sulla linea precedente dove c'era il vantaggio per Pesaro, richiama il giocatore del Tarvisium, evidentemente ha visto qualcosa che non va, dice, richiama probabilmente la squadra del Tarvisium per fuorigioco. Per un placcaggio alto, mi sono sbagliato, c'era stato un placcaggio alto e decide comunque di non estrarre il cartellino. Adesso buon calcio di Gilberto, Pesaro si riporta dentro la metà campo del Tarvisium. Pesaro deve velocizzare queste fasi per non perdere ulteriore tempo. Palla riconquistata da Pesaro, da Tontini che dà per Sacchetto. Pesaro che prova a mettere velocità per mettere difficoltà ai trevigiani. Adesso palla per Ruffini, indietro per Antonelli che va a terra finalmente. E Pesaro può innescare il gioco, palla per Fusco da parte di Doncor. Pesaro che deve inventarsi qualcosa per mettere in difficoltà il Tarvisium. Buono l'offload di Sacchetto, ma Pesaro non riesce a conquistare questo vale. E quindi è tutto da rifare, sarà touche per il Tarvisium in questo momento. Manca l'ovale, non se ne avvede nessuno in campo e quindi si perde del gran tempo. Dai raga, dai! Si può dire. Toso a rimettere la palla in touche. Pesaro deve portare quanta più pressione per provare a mettere in difficoltà ancora questo Tarvisium che guida il punteggio di 7 punti, palla in cassaforte. Alla fine è Moll. E alla fine c'è un fallo di Pesaro.
gioca da terra evidentemente Fusco, almeno così dice l'arbitro, e quindi si riprende con un calcio di punizione del Tarvisio. Calcio corto e sicuro. Andiamo, andiamo ora, dai! Pellegrino intanto a colloquio con il guardalinee Gargamelli. Ora c'è tutto il tempo per Pesaro per provare a quantomeno a impattare il punteggio. E adesso è in avanti da parte del Tarvisium e Pesaro prova a distendersi sull'out di sinistra, prova a farlo con Astolini, palla in mano, Pesaro che si riporta quindi sulla linea di metà campo, Ruffini non riesce ad andare oltre la linea del vantaggio, palla per Leva e lui a resistere al placcaggio avversario, Pesaro prova a dar il ritmo con Dabalà, Antonelli che va dritto per dritto, ci vuole il sostegno dei compagni, riesce a guadagnare qualche metro Pesaro in questa maniera, adesso è Paletta che prova a debordare sull'out di sinistra, Pesaro richiama la linea difensiva del Tarvisium, l'arbitro, e Pesaro continua ad andare continuità di gioco con tutti i suoi uomini, entra bene Fusco adesso ben servito da Astolini, Astolini per l'Arrecciart che invece serve decisamente male i suoi compagni, passaggio da dimenticare per l'Arrecciart e soprattutto in avanti di Tontini su questo passaggio e quindi si riprende con una mischia in favore del Tarvisium. Dai questa mischia Willy, dai dai! Dai Giova, dai Matti, andiamo! Una Pesaro Rugby che sta faticando tanto nella costruzione del gioco. Dai mischia! Dai Matti, stiamo bassi, dai! Mischia da ripetere, le prime linee non si sono legate bene. Dai Pesaro, dai, forza! Qui serve una bella spinta di Pesaro. Vediamo se riesce a mettere in difficoltà la mischia trevigiana, ma così non è. E adesso è il Tarvisium a distendersi sull'out di destra. Pesaro che va alla caccia del pallone, non riesce. Bravo il Tarvisium qui a distendersi, ottimi i placcaggi decisi di Pesaro e alla fine però c'è un calcio di punizione in favore del Tarvisium con Mariani che non riesce a uscire dopo il placcaggio. Purtroppo ha infastidito un po' la ripresa e la continuità di gioco del Tarvisium e quindi è calcio di punizione per i veneti. Vediamo se Pesaro riesce a mantenerla in campo, forse sì, ma è roba che rischia di fare un danno ancora più grosso alla fine touche per Pesaro, alla fine è stato bravo Astolini e poi credo l'Arrecciart, non so chi facesse la guardia lì vicino a portare fuori il giocatore veneto, fatto sta che è touche in favore di Pesaro. Tusci in cassaforte, palla nelle mani di Venturini, Moll e soprattutto c'è già un vantaggio per Pesaro, vista anche la distanza dalla linea di meta, forse Pesaro poteva
chiuderla subito lì la questione e andarsi a giocare il calcio di punizione. Infatti si ritorna sul punto del vantaggio precedente, questo è tutto tempo perso per chi deve recuperare. Guadagnata da Jobert, calcio di punizione abbastanza breve, l'arbitro che ferma ancora il tempo visto che c'è il fisio in soccorso di alcuni giocatori veneti. Serve un bel lancio da parte di Fusco adesso. E alla fine, no, Pesaro riesce a mantenere comunque il possesso con Doncor che recupera un buon pallone da una touche delle non più semplici. E adesso palla nelle mani di Pesaro e Mariani ad andare a scontrarsi con i giocatori trevigiani. Mette a disposizione dei compagni il pallone. La palla non esce dalla rack e alla fine l'arbitro richiama i giocatori e dà un giallo al numero 10 Antonio Giabardo del Tarvisium. Primo giallo della partita, si scaldano gli animi in campo, Tarvisium ovviamente è avanti solo di 7 punti, quindi comunque può rischiare il pareggio e in questo momento non avrebbe comunque neanche il punto di vantaggio. Vedo giallo. Dai, giochiamo Lollo! Dai! Adesso problemi per Mariani, decisamente sembra tutto duro, non so se riuscirà a continuare la partita, piano piano recupera la mobilità, braccia e collo, vediamo se riuscirà ancora a rimanere nel match e a essere del match. Dai raga, dai! Dai adesso, eh! Adesso buon calcio per Jobert, quasi sulla linea dei 22, adesso Pesaro deve fare di tutto per portare a casa questa touche. Adesso altri cambi per il Tarvisio, escono Andrigo e Massolin, adesso non abbiamo visto chi si è entrato per loro, fatto sta forze fresche anche per i veneti. Sono entrati Toscano e Gasparotto, intanto c'è stato un altro cambio per Pesaro, è entrato Porcellini per De Angelis, purtroppo Antonelli non trattiene la fucilata di Fusco in touche, quindi è palla di nuovo nelle mani del Tarvisium. Fra l'altro vediamo adesso se calceranno lungo, così è. Adesso due giocatori di Pesaro sul pallone, alla fine lo conquista Sacchetto, lo perde indietro, ma l'arbitro vede un in avanti e quindi sarà a mischia per il Tarvisium. Siamo prossimi, dai!
Pesaro deve fare qualcosa di più per mettere in difficoltà questo Tarvisium, perché diciamo la verità, al di là dell'azione di meta non ha mai più realmente impensierito il Tarvisium, era arrivato vicino alla linea di meta con Ruffini, ma poi era stato commesso un fallo e quindi l'azione era svanita. Adesso buoni placcaggi di Pesaro, buono anche Treviso a mantenere il possesso comunque di questo pallone. Pesaro fa buone guardie lì vicino alle rack. Adesso il Treviso guadagna qualche metro. Adesso buona la salita difensiva di Pesaro con Ruffini e alla fine Pesaro riesce a riconquistare l'ovale. Pesaro che gioca veloce con Dabalà, non gioca dal punto, dice l'arbitro, quindi è comunque tutto da rifare. Bellissimo il calcio di Joubert, i giocatori del Tarvisium non riescono a mantenerlo in campo, quindi touche praticamente sui 10 metri per Pesaro, occasione ghiottissima. Fusco al lancio in touche, questa volta Antonelli la porta a terra, prova Pesaro a impostare la maul, sembrano avanzare, sono a 5 metri dalla linea di meta, ancora la maul, palla persa in avanti, una palla che grida vendetta, c'è grande nervosismo in campo fra le due squadre e l'arbitro estrae un cartellino giallo. Non abbiamo capito da qua per chi. Per un giocatore di Pesaro? Sì, quello lì in forma, non so di sì. Cartellino giallo per Mariani, che quindi esce anzitempo dalla partita. Di nuovo parità per le giocatori, per il numero di giocatori in campo, quindi 14 contro 14 in questo momento è per Pesaro e nuovamente tutto da rifare. Sarà touche per il Tarvisium. Pesaro deve assolutamente provare a rubare questa touche. Vediamo se riesce a mettere in difficoltà la rimessa del Treviso, così non è, e soprattutto Treviso che imposta la maul. Adesso calcio dalla base, palla che rimane in campo, la Recharte sul pallone, conquista l'ovale, placcaggio che sembrava un po' alto, l'arbitro non segnala nulla e Pesaro che continua a dare continuità al suo gioco. Da Balà per Doncor, e Doncor dovrà andare dentro adesso con il sostegno di Ruffini. Pesaro prova a stendersi un po' e alla fine la palla addirittura sembrava persa da parte di Pesaro, ma Pesaro parla troppo e l'arbitro giustamente la punisce con altri metri. Il gioco era da terra, la palla era effettivamente del Tarvisium perché Paletta l'aveva lasciata, poi l'aveva ripresa a Sacchetto, insomma era stato un po' un pasticciaccio, la palla rimane in campo, alla fine no, non riesce a Stellini a mantenerlo, non era un pallone semplice, quindi sarà touche in favore, rimessa in favore del Tarvisium. Thank you.
Palla, possesso sembra mantenuto dal Tarvisio, ma alla fine invece esce come esce Leva, palla in mano, e quindi adesso calcio dalla base lunghissimo di Dabalà, bravo Pakula a prendere il pallone, adesso è Pesaro a dover riprendere la palla, adesso è Dabalà a rispedire la palla nella metà campo del Tarvisio, ma adesso è Pesaro che deve salire per provare a mettere in difficoltà i veneti, e adesso out per il Tarvisium e quindi sarà touche per Pesaro. Dai Max, rubiamo, dai, torni, pronti, pronti, dai! Pesaro in touche, Fusco al lancio, vediamo se cercheranno Antonelli, Contini o Venturini. Palla per Antonelli che da dietro prende la palla Doncor, difficile portargliela via a quel punto, adesso è Pesaro che deve dare continuità di gioco. Pesaro e palla che esce sui 10 metri, deve mettere pressione. Quindi touche per Pesaro. Fusco al lancio per Tontini, ottima la conquista della palla, vediamo se Pesaro riesce a organizzare la sua molla, si muove più lateralmente che in profondità, adesso è un nugolo di giocatori, non si capisce bene neanche chi abbia l'ovale, se Doncor come ultimo uomo, alla fine crolla tutto e la palla addirittura viene assegnata al Tarvisium, difficile capire da qua cosa sia successo e soprattutto come il Tarvisium abbia potuto conquistare questo pallone. Si riprende con una mischia per il Tarvisium, quindi sicuramente era una palla ingiocabile a detta dell'arbitro, che però non aveva ravvisato nessun fallo in precedenza. Tante palla in questo momento del Tarvisium, Pesaro deve trovare una buona spinta per poi provare a mettere in difficoltà questo Tarvisium, che sicuramente calcerà lontano il pallone non appena in possesso. Vediamo un po', fatto sta che alla fine esce palla in mano un giocatore del Tarvisium, Pesaro va a caccia dell'ovale, non si riesce, buona soluzione per il Tarvisium che se non altro ha trovato metri per respirare e venire fuori da quell'azione, e purtroppo termina qui la partita con il Tarvisium che si impone per 17-7 sul campo del Fiorini Pesaro Rugby. Spazio alle interviste. Paolo Panzieri, allenatore della Fiorini Pesaro Rugby, oggi è davvero la meglio, è stata la Tarvisium per 17-10, Pesaro porta a casa solo un punto di bonus, soddisfatto di questo punto di bonus o è più l'amarezza per
una partita che si poteva portare a casa. Direi assolutamente più l'amarezza per una partita portata a casa, visto che abbiamo avuto più occasioni e le abbiamo buttate al vento, però abbiamo fatto tutto noi, siamo stati troppo fallosi nel primo tempo e quando abbiamo avuto l'occasione di andare di là abbiamo sempre sbagliato, ci è mancato l'ultimo passo, ma a questi livelli con queste squadre così organizzate la paghi, quindi sì, c'è amarezza sia nello staff che nei ragazzi. La paghi anche perché invece si è visto appunto un Tarvisium che ha avuto praticamente tre occasioni è riuscito a portarle in meta, a portare punti. Sì, come già detto abbiamo fatto tutto noi, abbiamo cercato di giocare noi con il nostro solito gioco e ritmo, ma abbiamo commesso tanti falli sia in pulizia sia anche ogni tanto nei drive, abbiamo perso dei palloni decisamente evitabili e quindi siamo stati puniti. Abbiamo creato le occasioni ma non le abbiamo sfruttate ed immancabilmente loro sono stati molto cinici. Un po' di difficoltà forse anche in attacco a metterli in difficoltà a loro volta, un po' di difficoltà ad andare oltre la linea del vantaggio. Sì, abbiamo provato in settimana delle soluzioni, probabilmente ancora i ragazzi non hanno metabolizzato quello che vogliamo fare, ci vuole sicuramente, però stiamo lavorando su questo per cercare di dare più opzioni in attacco. Adesso prossima partita contro una delle big three di questo campionato, ovvero a Padova. Sì, andiamo sicuramente a fare una partita senza avere noi pressione, diciamo, di risultato, però vogliamo fare sicuramente la nostra bella prova, andiamo in un campo storico del rugby italiano e quindi vogliamo far vedere che anche noi ci siamo. Bocca al lupo.